comunicarvi che l'iride è veramente un mondo, ma non è un mondo genericamente, è il vostro mondo. E quindi racchiuso nell'iride c'è il codice criptato di quello che è il vostro organismo, ma anche la vostra anima, entrambe le cose. È molto difficile riuscire a comunicare, tra l'altro noi siamo qui anche per promuovere, comunicarvi, raccontarvi che ci possono essere dei corsi. È difficile insegnare l'iridologia in modo non approfondito. Allora iniziamo così, iniziamo a dire che siamo tutti diversi, nel senso che a volte sentiamo delle ricette preordinate che vanno applicate a tutti e ci sono sicuramente dei parametri che vanno mantenuti, però noi dobbiamo tenere conto anche della nostra diversità. Quindi, per esempio, quando noi vediamo questa coppia molto famosa, non possiamo non pensare che ci siano delle diversità non soltanto nel colpo d'occhio, cioè nel vedere che uno è magro e l'altro è grasso, ma tutto questo è un mondo, cioè racchiude per esempio la reazione, la propensione alle patologie, un modo di reagire a quello che sono certi cibi, a quello che sono certe situazioni. Allora, le costituzioni, e quindi, allora, proprio per farlo capire, comincerò parlando delle costituzioni. Le costituzioni sono, è una convenzione parlare di costituzioni, e racchiudono le diverse, diciamo, tipologie. Abbiamo il carbonico come Churchill, il sulfurico come Stalin e il fosforico come Roosevelt. Ecco, qui ci sono tre esempi di costituzione carbonica. Allora, voi potete vedere, quindi, da un punto di vista di morfologia, abbiamo un volto che è quadrato o rotondo, abbiamo dei denti che sono ben piantati, sono quadrati, sono bianchi e non tendono alla carie. Abbiamo, e potete anche divertirvi a provare a vedere su voi stessi, un'apertura del braccio che non arriva a 180 gradi, ma che sta, è inferiore ai 180 gradi, quindi abbiamo dei legamenti che sono forti, anzi anche un po' contratti, abbiamo delle mani quadrate con delle dita piuttosto corte e abbiamo anche, per esempio, prendiamo i bambini, perché c'è stato, allora so che qui ci sono molte persone interessate ai bambini, il bambino carbonico è un bambino di solito con una testa molto importante, suda in testa, suda nel collo, è un bambino che ha una cute spesso fredda e un po' sudata e soprattutto è un bambino che ha molte paure, ha paura del buio, ha paura di essere deriso, ha paura del nuovo. Quindi è un bambino che facilmente si precluderà delle grandi possibilità proprio per queste paure. E quindi sarà utile, per esempio, lo svilupperemo nel corso, conoscere meglio queste varie costituzioni proprio per aiutare sia noi stessi che i nostri bambini a superare delle difficoltà che sono dovute anche a quelle che sono le nostre costituzioni. Allora, per quanto riguarda il sistema immunitario, per quanto riguarda le tendenze patologiche, abbiamo sicuramente un sistema immunitario fortemente competente nel carbonico, ma forti carichi tossinici, e infatti lo vediamo, cioè il carbonico che digerisce tutto tende a mangiare molto. Infatti il bambino carbonico ha una grossa fame, ama i dolci, ama le uova, quindi ama le proteine animali. Quindi nel tempo questa capacità digestiva diventa fortemente penalizzante, perché mentre l'altra costituzione, vedremo la costituzione fosforica, ha sempre problemi digestivi,
non può abbinare i cibi in modo strano, non è fortemente interessato al cibo e questo in un certo senso lo preserva da quello che sono le conseguenze di un'alimentazione troppo abbondante. Il carbonico, che non ha nessun problema, mangia in continuazione e quindi arriva a questo tipo di situazioni. Nel tempo che cosa succederà? Che il sistema immunitario di queste persone sarà comunque sovraccarico di tossine. Avremo facilmente il diabete di tipo 2, la sindrome metabolica, cioè un'ipertensione, un'ipercolesterolemia, e avremo tutta una serie di altre patologie dovute a quell'eccesso alimentare. Allora, passiamo a un'altra costituzione, alla costituzione successiva. Abbiamo i sulfur, cioè la costituzione sulfurica. Quindi abbiamo un Depardieu che una volta era così. Possiamo spegnere qui la luce, magari? Ok. Quindi abbiamo questo che, insomma, ci piacerebbe anche incontrarlo, vero? Ecco, dietro l'angolo. Allora, che cosa succede? Il sulfur stenico, cioè in forze e in equilibrio, è questo. Quindi ha un'altezza media, ha gli arti non troppo lunghi, ha un ipercortico surrenalismo. Che cosa vuol dire? È una persona che non ha carenze, mentre il carbonico era spessissimo un ipotiroideo. Il sulfurico è normotiroideo, quindi tra l'altro con una grande forza surrenalica, da un punto di vista psichico è un passionale, è una persona entusiasta che si getta nelle situazioni. Di solito sfoga come? Con la pelle. Allora, qual è per esempio per quanto riguarda il bambino sulfurico l'errore che noi possiamo fare? È bloccare questi sfoghi a livello di pelle, cioè questi eczemi, queste dermatiti, dare per esempio a un sulfur il cortisone, cioè è dannoso per tutti, ma in modo particolare per una tipologia, una costituzione che sfoga le tossine attraverso la pelle. Quindi che cosa succede? Che il vantaggio del sulfur è essere centrifugo, cioè buttare fuori. Se io do il cortisone lo centripetizzo, cioè le tossine entrano in profondità. Un altro, ecco, tipico, cioè il sulfurico se è centrato, se è in equilibrio, è comunque ben proporzionato. Appena però va in disequilibrio diventa come un carbonico, con tutte le patologie del carbonico. Cioè diventa astenico e il suo modo per diventare astenico è diventare grasso. Stallone è un altro esempio tipico del sulfur che quando aveva smesso di lavorare era ingrassato enormemente, poi è tornato a girare dei film e è tornato in linea relativa, perché vedremo altre tipologie che rimangono molto più magre. Abbiamo la costituzione fosforica, ecco qui, questo è Jude Law e questo è Raoul Bova. Ho scelto apposta una foto in cui fosse evidenziato il fatto che i fosforici sono alti, hanno il volto allungato, hanno per esempio l'apertura che è perfettamente a 180 gradi, hanno anche i denti che sono diversi dal carbonico. Cioè sono denti allungati, un po' tendenti alla carie, contrariamente al carbonico. Hanno comunque una struttura, hanno un'altezza di solito superiore alla media e diversamente del carbonico e anche del sulfurico, sono molto, tendono all'idealismo, non sono fortemente interessati a quello che è alimentarsi, approvvigionarsi, pensare alle cose materiali come potrebbe essere appunto l'alimentazione. Sono invece soggetti che
sono tendenzialmente ipertiroidei. Quindi abbiamo il carbonico che è tendenzialmente ipotiroideo, il sulfurico normotiroideo e il fosforico tendenzialmente ipertiroideo. D'altra parte, facilmente nel momento in cui diventano astenici, quindi cosa, non sono più in equilibrio, contrariamente alla costituzione precedente, non diventano così. Tendono invece a diventare molto magri, tendono a demineralizzare. E allora poi faremo anche un discorso generale. È chiaro che queste tre tipologie dovranno alimentarsi in modo, tenuto salvo alcuni parametri che vanno bene per tutti, comunque differente. Per esempio, la tendenza alla demineralizzazione della costituzione fosforica va tenuta fortemente in mente. Quindi saranno bambini fosforici che tra l'altro tendono ad ammalarsi in modo non grave, ma molto spesso, e soprattutto a livello di ORL, cioè otorinolaringoiatrico, nel senso tonsille, otiti, tracheiti, faringiti, infatti vanno incontro a fenomeni fortemente infiammatori. Dovremmo sempre dare degli oligoelementi, dovremmo sempre dare oligoelementi sia come integratori, sia come, cioè tutti i bambini hanno bisogno appunto di succhi, di verdura, di mangiare molte verdure, di mangiare molta frutta, ma in particolar modo questo tipo di costituzione. Allora domandiamoci, per esempio, noi come siamo rispetto a queste costituzioni. Fatto salvo, diciamo, 100, il mix riguardo ai cereali, per esempio, è chiaro che un carbonico mi metabolizzerà l'avena, di cui parlava Margaret, in modo diverso da quanto non me lo metabolizzerà un fosforico. Noi sappiamo che il carbonico che non riesce a gestire i cereali tenderà a metterli, a depositarli e a trasformarli in grassi. Mentre invece il fosforico, che ha anche una delicatezza da un punto di vista di sistema nervoso, sono bambini, sono soggetti in cui il sistema nervoso è molto presente, gioverà moltissimo dell'avena, che è un riequilibrante, tra l'altro, del sistema nervoso. L'avena ha solo tracce di glutine, tanto è vero che anche chi ha la gluten sensitivity la può assumere ed è un forte regolante del sistema nervoso. Quindi molto bene per questa costituzione l'avena. Scusate. Ok. L'ultima costituzione, è una costituzione un po' spuria perché è un mix di tutti i foglietti embrionali. È la costituzione fluorica. Allora, abbiamo tre esponenti in cui l'estetica, diciamo, è un po' particolare. Sono persone di solito iposteniche, cioè con una muscolatura, contrariamente ai fosforici, poco sviluppata, fanno fatica a mettere massa, sono di solito astenici, cioè stanchi, e la loro energia è unicamente un'energia nervosa. Quindi se non sono in equilibrio da un punto di vista di sistema nervoso, hanno dei crolli molto importanti. Sono persone in cui, allora, è una costituzione in cui le parole chiave sono è asimmetria. La parola chiave è asimmetria, asimmetria del volto, asimmetria del corpo. Sono persone che se riescono a convogliare la loro genialità all'interno di un canale positivo raggiungono un successo. Se invece non sono fortemente destabilizzati, arriveranno all'autodistruzione o anche alla violenza nei confronti degli altri. Qui abbiamo moltissimi esponenti, diciamo, del mondo dell'arte. Pensiamo a Modigliani, pensiamo a mille. Un Picasso, moltissimi esponenti,
del mondo dell'arte sono di costituzione florica o anche dello spettacolo. Quindi sono persone che hanno un sistema immunitario molto fragile. Per quanto riguarda il bambino fluorico, per esempio, ha una tendenza, per esempio, se ripreso, se sgridato, all'isolamento, ma anche all'imprevedibilità. Tutte le reazioni del fluorico sono imprevedibili, possono essere molto violente, bisogna stare molto attenti nel prendere, gestire un personaggio fluorico, perché potrebbe avere delle reazioni non prevedibili, appunto. Ecco, allora, da questo che ci spiega come siamo tutti profondamente diversi e quindi non possiamo considerare un carbonico alla stregua di un fluorico, sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda il sistema immunitario, sia per quanto riguarda la psiche, andiamo a un aspetto di personalizzazione ancora maggiore. Come? Attraverso e grazie all'iridologia. Questa è un'iride molto bella perché racchiude un mondo. Per chi impareremo, spero, insieme a leggere l'iride. Perché? Perché qui abbiamo già delle informazioni preziosissime sui problemi, le tendenze patologiche, le tendenze a livello psicologico, diciamo così, le commisture con altre problematiche e altre costituzioni, le intolleranze anche che si possono leggere a livello dell'iride, i sovraccarichi tossinici. Qui abbiamo un sovraccarico, per esempio, a livello pancreatico e a livello renale. Abbiamo anche una difficoltà a gestire le colle, per esempio, quindi i cereali con glutine vengono mal gestiti. Come dicevo prima, l'iridologia è la nostra impronta digitale. E quindi un codice che sì è criptato, ma che contiene tutto. Ed è un passo ulteriore è la sfida dell'iridologia contemporanea. E qual è? Cioè l'iridologia trasforma, l'iridologia contemporanea, il segno patognomico, cioè quello che ci dice dov'è la patologia e che cos'è la patologia, in come uscirne. E proprio come uscirne per riequilibrare sia l'organismo che la psiche. Quindi dall'iride noi riusciamo a vedere le carenze vitaminiche e minerali e andarle a reintegrare in modo personalizzato, la tipologia e l'entità del sovraccarico tossinico e anche l'impatto del modello alimentare ed ambientale. Noi siamo in grado di vedere anche le persone che in modo particolare patiscono le influenze elettromagnetiche, per esempio, e come andarle a riequilibrare. Quindi partiamo dalle costituzioni, perché nel nostro corso ci occuperemo delle macro, dei segni più macroscopici per forza di cose. Magari ci saranno sicuramente delle lenti a disposizione, potremo divertirci un attimo a guardare bene l'iride l'uno dell'altro e anche attraverso lo specchio, una luce, a vedere dei macrosegni anche della nostra iride. Quindi abbiamo le tre costituzioni che sono linfatica, ematogena e mista. La linfatica sono gli occhi che noi chiamiamo azzurri, che vanno dal blu al grigio. La costituzione ematogena, quindi gli occhi marroni, che noi chiamiamo marroni, e quella mista, quando spesso si dice ha gli occhi verdi, in realtà non sono verdi, ma sono sempre azzurri con delle sovrapposizioni, noi chiamiamo eterocromie di altro colore, che possono essere un'eterocromia diciamo così marrone o più giallastra perché c'è sotto un'acidificazione.
Allora, l'ematogena si presenta così, qui ci sono due iridi ematogene, si presenta come quasi un velluto ed è molto interessante perché quando poi c'è un'acidificazione nell'iride ematogena abbiamo proprio l'impressione che è come se ci fosse stato un acido che fosse stato buttato su un velluto. Ecco, questo segno, per esempio, è un segno che non si ripara più. Cioè non è che noi vediamo, noi possiamo vedere il cambiamento sicuramente a livello della pupilla che ci dà indicazioni fondamentali e importantissime sullo stato dell'arte, di quello che noi siamo da un punto di vista psichico e fisico. Possiamo vedere la sclera, per esempio, scusate, la sclera, che è la parte bianca che cambia, diventa più brillante. La stessa iride diventa più brillante. Vari altri segni di sbiancatura, per esempio nelle iridi azzurre o linfatiche, noi possiamo addirittura vedere i vasi sanguigni in alcune zone di attivazione infiammata, infiammatoria. Possiamo vedere questi cambiamenti, ma sull'iride ematogena, cioè sull'iride marrone, quando noi siamo molto acidificati, questo non si può più rimediare. Allora, vediamo quelli che sono i problemi dell'iride ematogena. Sono di solito problemi di emogliasi, essenzialmente. Cioè, che cosa vuol dire? Che l'iride ematogena va incontro a una stasi del sangue, a un rallentamento del sangue. Quindi gli sforzi terapeutici riguardo all'iride, a chi ha l'iride ematogena, saranno quelli di velocizzare il flusso sanguigno. Quindi, per esempio, anche un farro decorticato in un fosforico, per usare, uso, ho introdotto le costituzioni proprio per aiutarci ad avere un linguaggio comune che possa farci capire alcune caratteristiche, sarà mal gestito, ok? Meglio allora un cereale senza glutine. Quindi meglio un riso integrale, meglio un miglio, meglio l'avena, un grano saraceno, ok? Per evitare l'emogliasi. Quindi è un'iride che va incontro a problematiche poi di tipo metabolico, tende quindi a problemi tipo il diabete, tende all'emogliasi, tende alla crasi ematica, quindi a problematiche anche a livello di anemie. Sono distonie, qui lo possiamo anche vedere, distonie neurovegetative. Ok? Poi impareremo i segni della distonia neurovegetativa. Che cosa vuol dire? Sono iridi che hanno un particolare bisogno di oligoelementi e di particolari oligoelementi. Quindi se noi avremo un bambino, ok, mettiamo un bambino fosforico con un'iride ematogena, cioè un'iride scura, dovremmo puntualmente verificare, nel senso essere attenti al fatto che lui possa avere un giusto quantitativo di oligoelementi, altrimenti questo bambino molto facilmente andrà incontro a una distonia neurovegetativa, cioè che cos'è? Ad alternanze di ansia, apprensione, magari anche depressione. Sono comunque iridi che tendono a una congestione epatica. La congestione epatica può portare a sua volta anche a una depressione. Cioè noi sappiamo che se decongestioniamo un fegato, a volte miglioriamo sensibilmente i sintomi depressivi. Ecco, anche il sistema linfatico è rallentato, ok? Il problema qui fondamentale ancora è l'ipossia cellulare. C'è una scarsa ossigenazione a livello cellulare. E anche su questo bisognerà andare a lavorare. E sono bambini che non fanno febbre alta. E allora diciamo, ah, mio bambino sta bene, non fa la febbre alta. Chiaramente questo non è un vantaggio. Noi sappiamo che i virus muoiono a 39 gradi. Quindi il bambino ematogeno con l'iride scura è in deficit da quel punto di vista. Tanto è vero che quando fanno poi la febbre molto elevata, se non è frutto di una detossinazione,
importante, noi dobbiamo preoccuparcene. Mentre invece vedremo che l'iride linfatica, che è l'iride azzurra, fa facilmente febbri sopra i 39. Quindi cosa vuol dire? Un ricambio maggiore a livello di sangue, di sistema immunitario. Sono iridi che vanno incontro facilmente a delle infiammazioni forti. È un po' quella che si abbina alla costituzione fosforica. Grandi infiammazioni delle mucose e delle sierose, quindi cistiti, stomatiti anche in bocca, faringiti, laringiti, gastriti, tutto quello che finisce in ite è di pertinenza molto spesso dell'iride azzurra o linfatica. Chiaramente poi la cistite dipende anche da, cioè non è a volte scevra da una candida intestinale, quindi allora a quel punto chiunque sia in disbiosi intestinale avrà allora più facilmente, se è un'iride ematogena, magari sfocerà in una candida vaginale, altrimenti in un'iride linfatica la disbiosi, cioè l'alterazione tra batteri buoni e batteri cattivi a favore dei batteri cattivi, quindi la disbiosi, si evidenzierà nell'iride linfatica con la cistite. Quindi grandi linfonodi, il bambino linfatico ha grandi linfonodi sempre. Poi abbiamo l'iride mista. L'iride mista, la caratteristica, purtroppo o per fortuna, somma i pregi e le difficoltà delle altre due tipologie di iridi. E in particolar modo però somatizzerà a livello del sistema digestivo. Quindi, per esempio, pancreas, fegato, intestino. Molto spesso pancreas sia esogeno che endogeno, quindi carenze enzimatiche, per esempio, problematiche ancora di alterazione a livello dell'insulina. Quindi frequenti alterazioni batteriche intestinali, disbiosi, carenze vitaminiche, enzimatiche e di oligoelementi. Quindi abbiamo visto come le costituzioni ci danno degli indirizzi a livello di propensione patologica. Per quanto riguarda la psiche, invece, sarà più indicata nelle disposizioni e nelle diatesi. Che cosa sono le disposizioni? Le disposizioni sono l'andamento delle fibre dell'iride, del piano irideo nello spazio. Le diatesi, invece, sono le strutture, le sovrappigmentazioni sull'iride stessa. Ecco, qui purtroppo questa dia in particolare non è molto chiara, però vediamo che le fibre non sono rettilinee, ma sono quelle che noi chiamiamo a capello pettinato. Vedete che vanno a capello di bambola, a capello pettinato, cioè non abbiamo delle fibre radiali, ma abbiamo delle fibre ondulate. E questa è la disposizione tubercolinica. Allora, le parole chiave della disposizione tubercolinica sono estetica, cambiamento, insoddisfazione. Allora, il soggetto tubercolinico è sempre alla ricerca del nuovo, ama cercare nuove emozioni, nuove esperienze che possano dare delle emozioni, che possano gratificarlo da un punto di vista sia emozionale che estetico. L'aspetto estetico è fondamentale per questa tipologia. È un soggetto, quello tubercolinico, viene detto tubercolinico perché considerando, diciamo, le definizioni di Heinemann, che era il medico che ha, diciamo così, iniziato l'omeopatia, che ha dato origine all'omeopatia, lui aveva definito tubercolinici quei soggetti bohemien, cioè quelli che si dimenticavano di mangiare se stavano facendo qualcosa che a loro interessava, che non erano interessati a questi aspetti, così da un punto di vista pratico, che volevano sperimentare tutte le esperienze, quindi la droga, l'alcol, l'estetica, cioè sono persone fortemente
curiose di quello che è tutto ciò che può nutrirli emozionalmente. Sono persone che hanno bisogno, vengono chiamate anche ossigenoidi, perché questo definisce una, diciamo, difficoltà a livello del sistema epatico e polmonare. Quindi sono persone che hanno bisogno di aria pura. Sono persone che spesso, quelle che entrano in un posto dove ci sono tante persone, istintivamente aprono la finestra, che amano passeggiare all'aria aperta, che ti dicono no, non vado in palestra, però cammino fuori. Sono persone che hanno bisogno di ossigeno e di aria aperta. Quindi sono persone un po' inaffidabili in realtà, persone che non puoi, come il carbonico, tenere strette. Sono persone che non possono fare un lavoro ripetitivo, che hanno bisogno della creatività come fonte di vita, che non puoi mettere a lavorare in banca. Cioè io faccio anche l'iridologia motivazionale, sia nel bambino e nell'adolescente, per esempio per la ricerca del liceo giusto, della facoltà giusta, ma anche del lavoro corretto. Perché una persona così che viene e mi dice: ma non so se andare a lavorare in banca oppure, non so, a me piace ballare un sacco, mi piacerebbe aprire una palestra, mi piacerebbe aprire una scuola di ballo. Cioè io ho avuto una paziente, no? Che era in Banca Intesa ed era così, no? E mi dice: ma io non sono felice. Io non potevo dire lasci il lavoro. Un giorno arriva e mi fa: ho incontrato un ragazzo che è un ballerino, apriamo una palestra e una scuola di ballo. Ho detto: finalmente, cioè è chiaro che. Lei era venuta per altri problemi perché aveva una forte disbiosi intestinale, candide ripetute, però è chiaro che l'iridologia ti aiuta a capire dove puoi trovare il tuo asse, la tua centratura, il luogo che è per te, la vita che è per te, perché nel momento in cui tu sei centrato, nel momento in cui sei in asse con quello che è il tuo sé più profondo, in quel momento anche la noxa, cioè la patologia, ti aggredisce di meno. Perché? Perché noi siamo un insieme armonico di sistema nervoso, sistema neuroendocrino e sistema immunitario. Quindi uno interagisce con l'altro. E se io sono centrata e mi sento contenta, non è che se mangio la manita falloide non muoio, però sicuramente. Se vivo una vita che mi corrisponde, il senso di pienezza e di felicità mi aiuterà a tenere sollevate le mie difese immunitarie. Quindi questo aspetto psichico è fondamentale e con l'iridologia è possibile farlo e trovarlo. Questo è un po' alle pile un po'. Non so, forse la pila è un po' andata. Avanti. Ok, sì, grazie. Non c'è la. No, dall'altra parte, perfetto. Ancora? Ok, qui abbiamo scelto un esempio di tutte le disposizioni, di tutte le diatesi. Ho scelto la disposizione, cioè la sovrastruttura, ok, che si è formata nel tempo, fenotipica, epigenetica. È la disposizione vegetativo-spastica. Perché? Perché sempre di più io vedo bambini, questa è una ragazza di 15 anni, sempre più vedo bambini e ragazzi con questo tipo di iride. Cosa vuol dire? Questo vuol dire scariche adrenaliniche continue, simpaticotonia e vagotonia, quindi sistema nervoso attivato e rilassato, ma continuamente riattivato, che strappano il tessuto dell'iride, addirittura lo strappano e lo strappano a tal punto da creare dei solchi. È come se fossero delle smagliature a livello del piano irideo. E questo cosa significa? Allora, noi sappiamo, per esempio, che ogni scarica di adrenalina consuma magnesio. Quindi questi sono ragazzi, sono bambini che vanno
costantemente approvvigionati dell'oligoelemento, se sono bambini, magnesio, o magnesio in forma ponderale, se sono adolescenti o adulti. In particolare, istintivamente mi viene da leggere l'iride, questa ragazzina ha anche una fortissima intolleranza ai lieviti, quindi sicuramente delle alterazioni, quindi una forte disbiosi intestinale, forti mal di testa, perché lo vediamo da questi raggi fortissimi a livello cefalico, e quindi il magnesio qui non solo in oligoelemento, ma moltissimo anche in forma ponderale, perché è un mio rilassante, ok? Questa ragazzina, naturalmente poi ci sono i genitori che dicono ma non si può cambiare l'alimentazione, ma non è possibile fare dei cambiamenti, ma deve studiare, non ha tempo, per esempio, per respirare, fare un po' di yoga, fare un po' di meditazione, perché è chiaro che per un'iride di questo tipo, in cui il sistema nervoso è al primo posto, è la priorità numero uno da riequilibrare, noi dobbiamo, cioè tutto il resto va un po' lasciato indietro, quindi magari studierà un po' di meno questa ragazzina, ma riequilibrerà il suo fisico e la sua psiche. Qui, ecco, qui abbiamo un'altra diatesi, che è una diatesi, quella che si chiama essudativa o idrogenoide, molto bella perché è caratterizzata da queste placche o tofi in periferia. Quindi il significato, poi lo vedremo nel corso insieme, da un punto di vista fisico è una completa difficoltà a livello di sistema linfatico nel gestire le colle. Le colle le abbiamo per esempio dai cereali, il muco in particolare, quindi anche i latticini. Ci sono certe costituzioni, certi soggetti, certe iridi che potranno sopportare meglio i latticini rispetto ad altre che proprio non le potranno gestire, e per cui bisognerà trovare una fonte proteica anche animale alternativa, o anche vegetale, vegana, cioè anche con l'alimentazione vegana noi abbiamo delle proteine veramente nobili. Aggettivo che una volta veniva usato solo per le proteine animali, ma con quello che sappiamo sui superfoods, noi sappiamo che possiamo volentieri e perfettamente fare a meno delle proteine animali. È bellissima quest'iride, perché questa tipologia, questa diatesi, perché sono soggetti che da un lato tendono un po' a mascherarsi, è come se si mettessero in una nebbia, come se non volessero essere identificati dagli altri, come se volessero un po' nascondersi. Sono soggetti che però a volte hanno questo meccanismo anche nei loro confronti, nei confronti di loro stessi, cioè hanno difficoltà all'autoidentificazione. Sono persone infatti che sono legati alla madre come con la M maiuscola, quindi all'acqua primordiale, alla famiglia di origine, al legame comunque di sangue fortissimo. Tanto è vero che poi ci sono altri segni che vanno chiaramente incrociati, e alcuni li vedremo, hanno difficoltà nel rapporto di coppia. Sono uomini, per esempio, che amano fortissimamente la prole, amano i loro figli in modo, cioè per loro il rapporto di coppia è quasi in funzione dei figli, uomini o donne che siano, ma anche uomini, no, di solito l'uomo, vabbè, è una generalizzazione, però ci sono uomini che proprio vedono il rapporto di coppia quasi in funzione dei figli, e sono queste tipologie di iridi. Sono persone comunque molto legate appunto alla madre, spesso legate anche al rapporto con l'acqua, cioè che amano, non so, a volte io dico, ma
mai pensato di trasferirsi, di andare a vivere al mare? Io ho avuto pazienti che mi hanno guardato e mi hanno detto, ma sa che è vero? Io ci ho pensato tante volte di lavorare con un computer, di vedere di venire a Milano solo alcune volte e di trasferirmi al mare. Questa persona in particolare voleva andare a Sestri, ma ho parecchi esempi, no? Oppure persone che dicono sì, montagna ma ci deve essere il laghetto, perché per me è importante, no? Ecco, tra l'altro questa è un'iride, non ricordo sinceramente la persona, però è un'iride che mi parla anche di giustizia, perché ha le fibre anche un po' questi tralci, no, di fibre che mi parlano di grande senso di giustizia. Sono persone per cui la domanda, ma è giusta questa cosa, è fondamentale. Quindi sono bambini, per esempio, per cui patire un'ingiustizia è un'onta terribile, per cui si sentono veramente infelici. E allora se con piccoli accorgimenti noi possiamo conoscere l'iride dei nostri figli, noi possiamo aiutarli, a non ferirli, ma diciamo a correggerli in un certo senso, a dare loro un'educazione senza ferirli in modo terribile. Allora, sistema linfatico, ecco. La sfida, come dicevo, ultimamente nell'iridologia contemporanea è di trasformare il segno che tradizionalmente nell'iridologia tedesca, perché la nuova iridologia è tutta tedesca, cioè l'iridologia contemporanea è tutta tedesca, che è solo di segni patognomici, cioè scopriamo la patologia, correggiamo la patologia. La sfida, dell'iridologia moderna, e specialmente italiana, perché c'è una grande scuola italiana di iridologia, è di, diciamo, trasformare il segno patognomico in un'opportunità. Cioè, se io ho una macchia e la vedremo insieme, o eterocromia, se vogliamo parlare in modo più adatto, che mi parla di fegato, come posso trasformare questa patologia, tendenza patologica, in opportunità? Di che cosa parla a livello psichico questa eterocromia? Parla della mia capacità di andare nel mondo, cioè la mia capacità di, diciamo, di essere attiva, di dare un contributo a livello della società, a livello della comunità dove sono. Allora, se invece di cristallizzare questa rabbia, la rabbia, noi prendiamo in prestito anche dei contenuti dall'energetica cinese, dalla medicina tradizionale cinese, quindi il fegato viene accostato alla rabbia, no? Se noi possiamo trasformare questa rabbia in una capacità di esprimerci a livello dell'ambiente, noi, proprio per questo discorso, quel discorso che dicevamo prima, questo discorso pnei, cioè non ci fossilizzeremo più nella nostra rabbia cristallizzata, ma otterremo soddisfazione effettiva da quello che facciamo. E riusciremo forse e sicuramente a drenare meglio il nostro fegato. Ecco, una cosa che mi sta a cuore è raccomandare l'iridologia per i bambini e per gli adolescenti. Perché? Perché il bambino va compreso in tutte le sue istanze e nel momento in cui riesco a comprenderlo, riesco anche magari a farlo crescere senza grandi conflitti. E questo è, secondo me, molto molto importante. È già un atto di cura se riesco a capire che cosa lo ferisce ed non è utile nella sua educazione. Ecco, mi piace sempre mettere due citazioni, una di Carl Rogers, che è un counselor veramente molto famoso, americano. La guarigione vibra con la stessa frequenza dell'empatia, cioè noi ci poniamo in modo empatico con i bambini, ma perché? Perché lo capiamo,
perché capiamo il bambino che sta di fronte a noi. Questa invece è una citazione di Jensen, che è un grande maestro americano, che era un iridologo, e alla domanda, ma perché cos'è per lei il paziente? Il paziente è l'estensione del tuo sé, è l'estensione del mio sé. Che cosa vuol dire? Che dal paziente, cioè dalla persona che ho di fronte, io sempre imparo qualcosa. Il paziente mi fa da specchio, il paziente mi fa crescere. E non è mai un caso quello che la persona che viene da te ti porta, perché sono scogli, sono problemi che tu stessa devi risolvere. Io l'ho trovato nella mia pratica. E poi vorrei finire con un grande grazie, infinito ai miei maestri, in particolare due maestri, il dottor Lorito e il dottor Birello, che mi hanno insegnato il grandissimo rispetto e la gratitudine per chi osa, per chi si affida nel mostrarti l'iride, perché è un po' come un'altra citazione che mi viene in mente. Sai che cosa significa, chiede la sorella grande, la sorella piccola, quando una donna si spoglia davanti a un uomo? Chiede maliziosa la sorella grande, e la sorella piccola dice sì, vuol dire che si fida. E allora, poiché mostrare la propria iride significa spogliarsi totalmente, io ringrazio sempre chi viene da me, perché è un gesto di grandissima fiducia. E niente, un corso di 2 mezze giornate, mi ero già dimenticata che dovevo proporre il corso, perché quando parlo di iridologia mi vengo presa. Saranno 2 mezze giornate, approfondiremo il discorso delle costituzioni, sarà abbastanza divertente perché vi chiederò di portare esempi in famiglia, magari qualche foto fatta col telefonino. E la seconda parte invece sarà proprio di iridologia vera e propria, chiaramente non in modo professionale perché non ne abbiamo tanto gli strumenti, ma porterò macchina fotografica, la lente, e ci guarderemo a vicenda negli occhi e proveremo a vedere quali sono le nostre tendenze patologiche, cercheremo di capire quali sono anche le tendenze a livello psicologico, se qualcuno vorrà portare poi esempi dei propri bambini, del proprio marito, della propria moglie, e soprattutto chiunque parteciperà al corso potrà avere una consulenza personale, chiaramente di iridologia costituzionale, ma comunque tutti andranno via conoscendo più, molto di più riguardo a loro stessi. Chiunque conoscerà di più. E questo secondo me è già un bellissimo risultato. Grazie. Grazie Barbara. Finisco dicendo che c'è un errore sul corso di Barbara. Ah, fantastico, io non ho neanche guardato. Il 18.04 è il primo giorno, il secondo è a maggio, era il 9 se non ricordo, avevi detto? Sì. 9 maggio, qua ho fatto 9. Un copia e incolla sbagliato. E il secondo è il 9 maggio. Il secondo è il 9 maggio, l'avevamo già detto, però ve lo ridico. Quindi io avevo proposto due sabati pomeriggio, perché magari uno sabato mattina va a fare la spesa e il pomeriggio è più tranquillo. Poi ci sarà gente, però, che se volete facciamo un giorno intero, come volete. Beh, comunque, cioè, ci mandate una mail se volete, facendoci sapere se il corso vi interessa e se preferite farlo in una giornata o in 2 mezze giornate. Perfetto, grazie. Avete domande per... Ah, per le domande, sì. Per Barbara. Tutti se ne vanno, vi capisco, è molto tardi. Domande? Qualche domanda per Barbara? Bene, allora io vi saluto, grazie infinitamente di essere stati qui fino a quest'ora. Grazie. E devo dire grazie anche al Centro Culturale Shaolin che ci ha ospitato, non so se avete visto che bella struttura, cioè comunque grande, bella, e che ci consente di fare questi eventi una volta al mese qui in questa sala. E l'idea è cercare di occuparla sempre, ovviamente poi dipenderà dal numero di iscritti, perché cioè, se non abbiamo un numero di iscritti dobbiamo fare una sala più piccola, è inutile utilizzare uno spazio così grande. E niente, spero che anche a voi sia piaciuto tutta questa giornata, dove abbiamo spaziato
comunque sulla salute a 360 gradi. Grazie. Grazie.